Cosa hanno in comune queste due foto? Il primo, si tratta di frate Cionfoli che nel lontano 1982 al Festival di Sanremo partecipa con la sua canzone Solo Grazie e l'anno dopo con Shalom. Un successo incredibile. Pensate che fu il top dei 45 giri Solo Grazie e poi tanti concerti in tutta Italia. La seconda foto è suor Cristina, la suora canterina, che partecipa e vince nel 2015 a The Voice of Italy, ottenendo un successo non solo nazionale, ma addirittura planetario, girando il mondo e partecipando a importanti concerti in Giappone e negli Stati Uniti. Entrambi, frate Cionfoli e suor Cristina, non hanno solo in comune la passione per la musica e il canto, ma fanno parte di due congregazioni religiose. Uno, frate Cappuccino, e invece suor Cristina nella congregazione delle suore orsoline della Sacra Famiglia. Hanno anche in comune la scelta di uscire dalla vita religiosa. Nel 1989 Giuseppe Cionfoli si sposa e suor Cristina decide, nel periodo del Covid, di cambiare totalmente scelta di vita e lascia definitivamente il velo. Va a vivere in Spagna e va a fare la cameriera. Prende la decisione di sbarcare in Honduras, all'isola dei famosi, e lei la definisce la sua rinascita. Ovviamente è completamente diversa a come eravamo abituati a vederla in veste di suora, prima e dopo. Niente bikini, ma in costume intero, per non urtare la sensibilità di qualcuno. Tuttavia, molte sono le critiche sui social sulla scelta di Cristina. Possiamo comunque concludere che il mondo dello spettacolo non concilia bene con la vita religiosa, ma è giusto che ognuno segui con serenità la sua strada e il suo percorso di vita, continuando la propria passione come ha fatto Cionfoli e Cristina. E voi che cosa ne pensate? Scrivete sotto il video e a presto al prossimo video su questo canale.